Partenza della terza tappa del Tour dell'Azerbaigian con Umberto Poli, neo professionista della Nord of Nordisk. Umberto, la tua prima esperienza qua in Azerbaigian, com'è stata finora? Buongiorno a tutti, sì, l'esperienza qua è stata bella, è una bella corsa tappe, molto impegnativa, soprattutto la tappa di ieri, la seconda tappa, siamo arrivati con 2500 metri di dislivello, molto impegnativa, oggi è un po' più tranquilla, però dai, ci impegneremo al massimo come sempre e speriamo di fare bene. Oh, questo è il tuo primo anno da professionista, come sono le tue sensazioni? Ma le mie sensazioni sono buone, però c'è ancora tanto da lavorare, mancano ancora chilometri sulle gambe e il ritmo e questo si fa sentire soprattutto quando cambiano i ritmi sulle salite, è molto duro ancora, però se continuiamo a lavorare bene e ce la possiamo fare nel giro di qualche anno, ecco, a recuperare. Che emozione è stata la Sanremo passata in fuga? Ma la Milano-Sanremo è stata una bella emozione, non è una cosa che capita tutti i giorni, quindi sono stato molto contento della mia performance e spero che ricapita più presto possibile, ecco. I prossimi appuntamenti dopo l'Azerbaigian quali sono? Ho l'Estonia a fine mese e dopo ho il Canada e poi sono in ritiro a Livigno con il team una quindicina di giorni e dopo partecipiamo al Tour of Poland e basta, per adesso siamo fermi lì. Qual è il tuo sogno come ciclista? Ah, il mio sogno è di partecipare alla Roubaix e magari anche vincerla, però ce n'è ancora tanto da lavorare perché la Roubaix non è una corsetta così, ecco. Grazie.